poi devo comprare un bel vestito da sposa. Non ci sarà nessun matrimonio. Ma dove vai? So che qui oggi c'è la fidanzata di Damiano. Io le conosco benissimo quelle come te. Quelle come me! E chi è questa ragazza? Io sono la fidanzata dell'animatore. E l'educazione c'è? Senti tu un papà! Tu parli con me! Sì, ma ti sfido! Il cuore spezzato! Diego, ma tu sei fidanzato? Non è possibile! Non è possibile, Martina, non è possibile! Ah, ecco! Cuoricini, siete qua! Allora, eravamo al mare, ok? Non so se avete visto il video precedente. Eravamo al mare tutti tranquilli come al solito, ci stavamo divertendo, stavamo ballando e stavolta Martina ne ha combinata un'altra delle sue. Diglielo Martina che cosa hai combinato, diglielo, diglielo. Oh, quanto sono bellissima, mi sono messa il rossetto per il mio Damiano. Ragazzi, ragazzi, allora. Fino a quando scherziamo, ok Martina, ma adesso la situazione è diventata veramente critica. Io non posso più andare al mare a divertirmi insieme ai miei figli perché Martina si innamora sempre di qualche animatore, ok? Martina, allora, devo spiegarti una cosa. Vieni qua. Devo spiegarti una cosa, Martina. Martina, gli animatori stanno lì per fare divertire tutti. Ma poi, peraltro, Damiano è anche impegnato. Si è impegnato con me. Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Tu gliel'hai chiesto? Certo, io gli ho chiesto di sposarmi e lui ha detto sì. No, non ha detto sì. Non ha detto per niente sì. Perché io ero lì, ho sentito tutto. Ho sentito che tu dicevi: Damiano, Damiano, vuoi sposarmi? E lui, poverino, era tutto imbarazzato. Tanto che io sono dovuta intervenire. Ti ho preso, ti ho portato lì e siamo tornati a casa. E poi si vede benissimo nell'ultimo video, appunto, che Damiano aveva la faccia tutta imbarazzata appena tu hai chiesto a lui di sposarti, ok? E se non mi credete, andatelo pure a vedere, così poi lo scrivete nei commenti se è come dice mamma Dio oppure no. Cuoricino, non lo andate a vedere, non è vero, lui mi ama. E mi ha detto sì, Martina, io ti sposerò. Mamma mia, ragazzi, ragazzi, questa è andata completamente di testa. Ma che devo fare? Dove la devo portare? Dove la devo rinchiudere? Ah, ragazzi, io non so quello che devo fare. Non so quello che devo fare, veramente. Veramente, sono senza parole. Guardate, cuoricino, metto il mio costume preferito che si abbina con le mie trecce. Mamma, ma dobbiamo decidere il giorno del matrimonio. E poi devo comprare un bel vestito da sposa. Tutto quel bello, lungo, fino ai piedi. E poi devo comprare un bel paio di scarpe bianche. E poi voglio mettere tanti palloncini bianchi. Sarà un matrimonio perfetto. Ma devo trovare anche i testimoni. Va bene mamma, io devo fare qualche telefonata perché devo invitare i miei amici al matrimonio. Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo, Martina? Invitare gli amici al matrimonio? Ma quale matrimonio? Non ci sarà nessun matrimonio. Questo matrimonio non si deve fare. Martina, tu sei una bambina e senza il mio permesso non potrai proprio sposare nessuno, ok? Non puoi sposare un bel niente se la mamma ti dice di no, perché sei solo una bambina. E poi ti ho già detto che Damiano è impegnato, anzi ho pure saputo che si sta per sposare. Non è vero assolutamente, e anche le bambine si possono sposare con i bambini. Appunto, appunto Martina, con i bambini, non con i ragazzi adulti. E anche con i ragazzi si possono sposare. No Martina, ascoltami, adesso noi facciamo una cosa, ok? Adesso noi scendiamo in spiaggia, prendiamo la macchina, prendiamo tuo fratello, ci sistemiamo che abbiamo già... Mamma, No, ascoltami. Andiamo a comprare questo vestito di matrimonio. No, Martina, oggi non andremo a comprare proprio nessun vestito. Io vi devo fare gli ultimi giorni di spiaggia in santa pace. E adesso ce ne andiamo in spiaggia, ok? E diremmo, e ti farò dire anzi, da questo Damiano, l'animatore, che è stato anche molto gentile e carino,
a ballare insieme a te, ma tu purtroppo te ne sei innamorata. Comunque ti farò dire da lui che la vostra storia è impossibile e che voi due non vi potete sposare, te lo farò dire proprio da lui, ok? Tanto lui non me lo dirà mai e io mi sposerò lo stesso. Forse andiamo a comprare questo vestito di matrimonio. E non credo proprio, Martina, non andremo a comprare proprio nessun vestito di matrimonio. Sta squillando il telefono, di qual è? Ecco, è la zia che ci sta aspettando al mare. Sì, zia Lori. Pronto? Mamma T? Ma dove siete? Sì, sì, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Dai, sbrigatevi, che qui c'è anche Damiano che vi aspetta. Ah, c'è Damiano che ci aspetta, è proprio con lui devo parlare, sì, sì, stiamo arrivando. Va bene, ciao, a dopo. Anzi, digli pure che mi aspetta lì, che gli devo dire due paroline. Sì, 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 stiamo arrivando, stiamo arrivando. Un'ora dopo. Ah, eccoci qui, siamo arrivati al mare, si sente già la musica. Sì, sento la musica che mio Damiano sta ballando. Sì, vabbè Martina, ecco appunto, sta ballando, quindi in questo momento sta lavorando e non possiamo disturbarlo. Ma appena termina l'animazione, mamma T andrà subito a parlare con lui e a mettere fine a questa storia. Allora, innanzitutto andiamo a cercare la zia Lori, ok? E ci mettiamo nell'esraio. E dopodiché risolveremo una volta per tutte questa situazione. Sì, sì, vabbè, hai voglia di ballare, tanto io voglio Damiano. Andiamo, per favore, non ce la posso fare. Andiamo, andiamo, andiamo. Buongiorno, nonna Claudia, buongiorno. Siamo arrivati e sto cercando la zia Lori. Ciao. Nonna Claudia, ma la zia Lori dov'è? Tanto con Damiano. Martina, ma dove vai? Cinque minuti dopo. Brava Martina! Sono quello di solito. C'è lui, c'è! Mi raccomando Martina, mi raccomando, andate a seguire questa piccolina perché è una piccola YouTuber, Martina Missi. Cuoricini, lo sapevo. Martina è subito scappata da questo Damiano che in questo momento sta facendo l'animazione. Ah, ma appena finisce di fare animazione, io immediatamente vado a parlare con lui. Vabbè, comunque, in questo momento stanno facendo il gioco animazione e non posso mica bloccarlo. Quindi, nel frattempo, vado a cercare la zia Lori. Ma dove sarà? Ma dove sarà? Ah, eccola, zia Lori! Oh, finalmente sei arrivata. Ma dov'è Martina? E Martina dov'è? Dov'è? È che quella se n'è andata subito in acqua perché c'era Damiano. Ma oggi, zia Lori, mamma T metterà fine per sempre a questa storia. Vabbè, mamma T, ma dai, è una bambina, che potrà mai fare? E che potrà mai fare? È quella già, si voleva andare a comprare l'abito da sposa stamattina, le scarpe, voleva invitare tutte le persone, organizzare il matrimonio, ma che ne sai tu? Va bene, mamma T, in tutta confidenza, vieni qui. So che qui oggi c'è la fidanzata di Damiano. Cosa? Veramente? Questo può essere anche a nostro favore. Dopo ti spiego, zia Lori. No, spiegami ora, perché è una cosa a nostro favore? Perché io adesso andrò a parlare con Damiano e se c'è la sua fidanzata è pure meglio. Perché così entrambi diranno a Martina che la storia fra Damiano e Martina è proprio impossibile. Va bene, mamma T, fai tu. Un'ora dopo. Cuoricini, nel frattempo mi rilasso un po' qui. Tanto l'animazione spiaggia è quasi finita. Martina sta per arrivare e tra poco andremo a cercare finalmente questo Damiano. Ah, ecco, 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 vedo che arriva Martina, l'animazione è finita. Sì, sì, è proprio lei. Mamma, mi sono divertita un mondo e c'era anche Damiano. Sì, lo so che c'era Damiano. Mamma, ma quanto è bello, è tutto muscoloso. Mi voglio fare comunque le unghie. Non vai proprio da nessuna parte. Adesso basta Martina. Adesso dobbiamo andare veramente a parlare con Damiano. Mi hanno anche detto che la sua fidanzata è qui. Così finalmente conoscerai anche la sua fidanzata e ti renderai conto che Damiano è impegnato e che è una storia impossibile la vostra, ok? E appunto la sua fidanzata è qui, sono io.
No, Martina, non sei tu, no. E poi nei video di prima ho chiesto a Damiano se mi sposava e lui ha detto proprio sì. No, no, non ha detto sì, non ha detto sì, non ha detto proprio un bel niente. Martina, adesso basta, oggi questa storia finisce qui. Mamma, perché ti sarà pianto? Guarda che Damiano aveva detto sì e cerca di stare calma comunque. No, io non sto calma per niente. Perché tu ti innamori prima di Angelo, poi ti innamori di Damiano. Vediamo un po' adesso di chi ti devi innamorare ancora. No, no, io comunque mi sposo e basta. Ragazzi, sono disperata. Andiamo a cercare l'animatore. Andiamolo a cercare, così ti farò dire da lui che questa storia è finita. Allora, vediamo un po'. Mi hanno detto che solitamente si mettono in pausa da quella parte e ok, e andiamo da quel lato, vediamo se sono da quella parte. Andiamo, Martina. Un'ora dopo. Ragazzi, abbiamo camminato un sacco. Mamma, sono stanchissima. Abbiamo cercato Damiano da tutte le parti, ma non lo troviamo da nessuna parte. È vero, ma dove sarà? Dove sarà? Vabbè, Martina, facciamo una cosa. Chiediamo informazioni a qualcuno, dai. Vediamo se qualcuno l'ha visto passare. Per esempio, quella ragazza lì, magari l'ho visto passare. Adesso vado a chiedere. Scusa. Sì? Scusa, per caso hai visto Damiano, l'animatore quello bellissimo? Con i capelli lunghi, muscoloso. Sì, perché? Dimmi. Eh no, perché lo stavo cercando. Ma perché lo stavi cercando, scusami? Non ho capito. È perché devo parlare con Damiano, devo dirgli delle cose mie, personali. Tu i personali a Damiano? Ma era impossibile, Gioia. No. E sentiamo, perché no? Ah, perché Damiano è un mio ragazzo e sono gelosissima di lui. Oddio, piacere, io sono mamma di... Ma dopo che sei mamma di, Damiano è mio. E allora? No, forse, guarda, c'è un malinteso, ok? Aspetta. No, cara, io le conosco benissimo quelle come te. Quelle come me? Senti, signorina qua, ma come ti permetti? Ma se si vede 2000 miglia quella che sei, come ti permetti? Come ti permetti a me? Senti un po'. Martina, tu tappati le orecchie. Mamma, che sta succedendo? E chi è questa ragazza? Bimba, io sono la fidanzata dell'animatore. Tutto qui. Ma non può essere fidanzato con me? Ma allora qui anche la bambina, la mamma, la bambina, ma complimenti. E l'educazione c'è? Senti tu un po', ma come ti permetti? Mamma, perché ci stai dando delle maleducate a noi? Ma tu parli con me, sì, ma sì, mi hai visto? Sì, atteggiare troppo. Senti, guarda, ma vatti a fare un bagno al mare. Sì, però vado a mettere per quella che sei. Sei malata, veramente. Fermo. Sentite, a me Damiano non mi piace più. Te lo puoi tenere, andiamo, mamma. Ciao. Adios. Andate in pace. Oh. Cuore, sì, sono troppo triste. Il cuore spezzato. Io non me lo immaginavo che Damiano era fidanzato. E la mamma è litigata anche con la sua fidanzata. Sono troppo triste. Martina, ma che cos'hai? Ciao Diego, sono troppo triste. Ma perché sei triste? Perché Damiano è fidanzato e io l'ho scoperto solo ora. Diego, ma tu sei fidanzato? No, non sono fidanzato. Ah sì? Ma mi offri un gelato? Certo Martina, andiamo. Ciao ragazzi, ho trovato un nuovo fidanzato. Ula ula. Martina mi si combina guai.